Ciao a tutti, ci siamo di nuovo qua. Oggi due argomenti interessantissimi, non ce la faremo in 25 minuti, ma faremo poi delle puntate ad hoc sui vari argomenti. Approfondiamo un attimo, reddito di emergenza e novità approvate nel decreto rilancio con la deputata Jessica Costanzo, la senatrice Elisa Pirro e naturalmente il nostro consigliere comunale Antonio Fornari. Ciao a Grazie tutti. Fabio. Ciao a tutti, grazie. Salutiamo ovviamente i nostri ospiti, come diceva Fabio, Jessica Costanzo che è alla Camera dei Deputati, la Commissione Lavoro, e Elisa Pirro che è la senatrice, Commissione Bilancio. No, L'argomento di oggi. adesso sono in commissione sanità, veramente. Ah, cavolo, vedi, uno lo scopre in diretta, questo è il bello della diretta. Però fino a poco tempo fa eri in Commissione Sì. Bilancio, giusto? Sì, E sì, sì. quindi, e infatti ti chiederemo soprattutto del bilancio che in questo momento piange abbastanza e di conseguenza abbiamo bisogno di qualche iniezione di liquidità e di incentivi sia per le famiglie che per le imprese italiane. Non so se Fabio, noi avevamo già delle slide che abbiamo recuperato grazie ad ALI, che è l'Associazione dei Comuni. Possiamo magari iniziare da quelle slide in modo da avere un po' un filo logico. Su quali sono un po' le misure che sono all'interno del DL Rilancio che approderà nei prossimi giorni in Parlamento poi per l'approvazione definitiva. Una delle prime misure che avevamo già in un certo senso accennato nell'appuntamento della settimana scorsa con Jessica Costanzo è quella sul reddito di emergenza, sul REM. Lascio la parola a Jessica così ci può dire qualcosa in più. Vai, Sì, Jessica. grazie Antonio, grazie a tutti. In effetti venerdì scorso, se non erro, ne avevamo già accennato quando abbiamo parlato della cassa integrazione dei vari tipi e oggi sono stati pubblicati i manuali sul sito dell'INPS su come fare richiesta di questo reddito di emergenza. Però per prima cosa spieghiamo che cos'è il reddito di emergenza. È una nuova misura che è appunto inserita nel decreto rilancio proprio legata all'emergenza Covid ed è un sostegno alle famiglie. Ovviamente poi ci sono determinati requisiti verso quali famiglie, per quanto tempo. Si può iniziare a fare domanda da oggi fino al 30 giugno e dura 2 mesi. E le famiglie che possono accedere hanno in genere un ISEE fino a un massimo di 15.000 euro, poi possono eventualmente avere un patrimonio familiare 2019 fino a 10.000 euro, più ovviamente 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare e un massimo di fino a 25.000 euro nel caso in cui all'interno del componente del nucleo familiare ci sia una persona disabile o non autosufficiente. Quanto è l'importo? Allora, l'importo va da un minimo di 400 euro a un massimo di 800. Ovviamente c'è una scala sulla falsariga di come viene conteggiato il reddito di cittadinanza. E soprattutto poi chi può ottenerlo, il fatto bisogna specificare che non si può cumulare con altre misure. Quindi spetta a tutti quei nuclei familiari dove non c'è già il ricorso alla cassa integrazione o non ci sono persone che prendano la pensione, la NASPI, quindi la disoccupazione, il reddito di cittadinanza. Quindi quei nuclei familiari che sono stati tagliati fuori da altre misure e in questa emergenza hanno bisogno ovviamente di un supporto. Ovviamente ci saranno i dovuti controlli, in quanto questa misura è gestita dall'INPS, ma ci saranno degli incroci anche di banche dati tra l'INPS e l'Agenzia delle Entrate, perché nel caso in cui ci sia qualcosa che non va, soprattutto relativo al reddito patrimoniale, partiranno poi le sanzioni con gli interessi aggiunti. Quindi questo è un po' il risultato, insomma, il riepilogo del reddito di emergenza. Grazie Jessica, non so se c'è Fabio, possiamo andare avanti con le altre slide. La prossima è sugli aiuti pubblici per i salari, stop ai licenziamenti. Questa era una misura che avevamo già nel vecchio decreto ed è stata prorogata. Sì, gli altri 5 mesi, il blocco dei licenziamenti, la cassa integrazione che abbiamo parlato la volta scorsa. Anche il bonus autonomi è stato prorogato anche per aprile e maggio.
So che c'è già stato qualcuno che ha ricevuto tra ieri e oggi il bonus per il mese di aprile in maniera automatica, quindi non c'è bisogno più di fare ulteriori richieste, ma in automatico chi aveva fatto la richiesta per marzo ha già avuto il pagamento di aprile. Altri bonus, ce ne sono tantissimi. Io facciamo una carrellata veloce, poi lo dico anche a chi ci sta seguendo, oppure che seguirà il live nei prossimi giorni. Se poi volete, facciamo degli approfondimenti in base alle vostre richieste. Quindi, ad esempio, il bonus mobilità, rimborso degli abbonamenti, qualsiasi cosa che è presente nel decreto, se lo segnate poi sotto nei commenti, ci chiedete un approfondimento sul bonus mobilità, magari chiediamo a qualche parlamentare che ha seguito il tema, che è nella commissione trasporti, facciamo un live dedicato proprio a quel tema, un approfondimento con tutte le vostre richieste. Per il momento andiamo veloci perché le misure sono tantissime, come ad esempio l'eco bonus al 110%. Questa è una misura importante, ma anche qui direi che il tema è molto tecnico e quindi serve qualcuno che ci spieghi poi in concreto quali sono le misure previste poi dal decreto. Fondo per le emergenze culturali, anche qui faremo un approfondimento anche sul tema delle emergenze culturali, turismo, anche qui sicuramente ci sarà bisogno. Contributi a fondo perduto, forse qui è il caso magari di dire qualcosa, Elisa. Sì, allora, per quelle società i cui titolari, quelle partite IVA che non avevano diritto e non hanno diritto al bonus dei 600 euro, è stato previsto un contributo a fondo perduto, vale per le imprese con ricavi inferiori a 5 milioni di euro, si basa sulla differenza di fatturato tra il mese di aprile e maggio 2019 e 2020, e viene dato in una quota pari al 20% per chi ha un fatturato fino a 400.000 euro, il 15% tra 400.000 euro e 1 milione di euro e il 10% per chi fattura più di 1 milione di euro fino a 5 milioni di euro, appunto. Era quel ristoro che c'era stato chiesto ripetutamente, di cui le imprese avevano grande necessità, e come avevamo detto, è arrivata con questo decreto insieme agli altri provvedimenti. Sì, che ricordiamo che c'è il limite di 1.000 euro per le ditte individuali e 2.000 euro per le società. Sì, per chi ha aperto dopo il 1 gennaio 2019, però, nel senso Ok, che che coloro i non può quali fare non confronto, hanno, diciamo. non possono fare il confronto, allora hanno diritto a una quota fissa, che era appunto quella che ricordavi tu. Ok. Poi ci sono vari crediti d'imposta, quello ad esempio per gli affitti, quindi chi ha pagato un affitto nel mese di aprile potrà avere un credito d'imposta del 60% per la propria attività commerciale. Poi c'è lo Anche stop. questo si potrà accedere al proprietario dell'immobile, il credito d'imposta, e avere uno sconto diretto, quindi questo sempre per andare incontro alle riduzioni di liquidità che hanno le imprese in questo momento. Bene. Poi c'è anche lo stop dell'IRAP, che anche quella è una misura importante. Sì, l'acconto e saldo, la prima rata viene cancellata, non è spostata e rinviata, ma è proprio cancellata. Non so se vogliamo subito rispondere a Vittorio Panebianco che ci ha fatto subito una domanda, così non lo teniamo lì In fermo. ansia. Ci ha chiesto come Sì. fare a richiedere il reddito di emergenza. Jessica? Sì, allora, oggi sul sito dell'INPS ci sono già alcune indicazioni, ma uscirà poi una circolare proprio più dettagliata. Si può richiedere direttamente online e spedire questa richiesta al sito dell'INPS, oppure tramite CAF, patronato, a seconda appunto della scelta che uno vuole fare. Ci saranno poi i dettagli ulteriori, però è lo stesso, diciamo, lo stesso modello un po' del reddito di cittadinanza,
e ovviamente la pratica sarà in istruttoria, quindi verrà controllata se ci sono tutti i requisiti che avevamo detto prima, anche la residenza in Italia, il reddito l'ISEE, il reddito patrimoniale e così via. E dopodiché, appunto, se viene accettata, per 2 mesi ci sarà il nucleo familiare riceve il reddito di emergenza. Grazie. Andiamo avanti sempre con le slide. Vabbè, abbiamo il credito d'imposta per tutte le spese di messa in sicurezza, quindi i vari interventi che vengono effettuati su rifacimento spogliatoi, mense, spazi medici. Anche questi hanno un credito d'imposta per tutte quelle misure che per evitare comunque il contagio tra i lavoratori. Lo sconto sulle bollette per 3 mesi per le piccole e medie imprese, questo direi che Sì, anche. anche questo è una richiesta che è arrivata da più parti. Lo sconto funzionerà non, che arrivano proprio le bollette più basse perché si lamentano in molti che arrivano le fatture con consumi zero, però sono comunque centinaia di euro per via degli oneri di sistema che sono presenti in ogni bolletta e quindi c'è questa forte riduzione, questo sconto che andrà ad agire proprio sugli oneri di sistema. ARERA emanerà le linee guida perché entri in vigore questa norma, ma siamo già a buon punto perché ovviamente già anche in fase di costruzione del decreto erano già partite le interlocuzioni per fare in modo che sia subito attiva. Ottimo. Andiamo avanti, vediamo le prossime. Anche qui tutte le scadenze fiscali sono state prorogate al 16 settembre. Direi che anche questa sicuramente va in quella direzione di dare un po' di fiato alle imprese in questo periodo, quindi di prorogare tutti i pagamenti dei tributi principali, delle ritenute, le IVA e tutti gli altri tributi. Anche il DURC per le aziende mi pare sia fino al 30 giugno, vero la validità, Elisa? Sì, c'era una proroga anche su quello. Sul DURC. Bene. Sicurezza degli istituti scolastici, sicuramente in questo periodo, anche col fatto che le scuole sono chiuse e tanti comuni stanno, diciamo, utilizzando questa pausa per fare degli interventi, avere dei fondi in più a livello nazionale permette ovviamente di mettere in sicurezza le nostre scuole. E di farle partire in sicurezza a settembre. E quella sicuramente poi la cosa più importante, farle riaprire a settembre. Sugli enti locali abbiamo misure importanti, non so se Elisa vuoi dire qualcosa sul Ma sì, fondo. secondo me è importante soprattutto quel fondo da 3,5 miliardi che è diviso in 3 miliardi per i comuni e 500 milioni di euro per province e città metropolitane. Sappiamo tutti che i nostri enti territoriali hanno e stanno soffrendo della mancanza di gettito fiscale di questi primi mesi dell'anno, carenze di entrate come anche le imprese e tutto il paese, per cui lo Stato mette a disposizione immediatamente questi fondi, sarà fatto velocemente il decreto per il riparto, proprio per consentire ai comuni di avere quella liquidità necessaria per continuare ad erogare i servizi ai cittadini di cui tutti quanti abbiamo bisogno. Certo. Poi cosa abbiamo? Abbiamo rinegoziazione Sì, dei anche la mutui. rinegoziazione dei mutui, certo, per ridurre le rate e pagare meno interessi rispetto a quando erano stati sottoscritti. Anche quest'altra è importantissima, i 12 miliardi messi a disposizione per il pagamento dei debiti dello Stato, della pubblica amministrazione verso le nostre imprese, i nostri fornitori, sono 8 miliardi per servizi in generale, 4 miliardi dedicati esclusivamente alle ASL o comunque ai servizi sanitari, sono anche questo un modo per iniettare liquidità nelle imprese e permettergli di ripartire dopo la crisi e la chiusura. Andiamo avanti. Cioè, poi mi sembra un riepilogo sulle risorse che sono state destinate agli enti locali.
Abbiamo 500 milioni per il trasporto Moltiplica. pubblico locale, 127 sulla COSAP, sulla tassa di occupazione del suolo pubblico, 100 milioni sull'imposta di soggiorno, perché obiettivamente col turismo fermo, i comuni che hanno il turismo sono senza risorse, l'IMU sugli alberghi, anche che è stata l'esenzione, 150 milioni per i centri estivi. Se tutto va bene, dovrebbero partire dal 15 giugno e sicuramente servono risorse per farli partire in sicurezza, più 200 milioni per le province, quelle più colpite, per gli enti locali. Quindi diciamo che questo decreto è molto corposo, come vi dicevo prima, noi oggi abbiamo fatto un po' una carrellata veloce con le misure più, diciamo, i temi principali. Sicuramente, se come vi dicevo, se c'è una richiesta un po' particolare, faremo un po' degli appuntamenti specifici sui temi. Vi anticipo già, sicuramente ce ne sarà uno sulle detrazioni per il risparmio energetico del 110%, ce ne sarà un altro sicuramente sul bonus per la mobilità, Biciclette. per le biciclette. Una richiesta che in tanti ci avevano fatto nei giorni scorsi era un chiarimento su quali erano i comuni beneficiari. Dal decreto, sicuramente l'area metropolitana torinese, quindi il comune di Torino, con tutti i comuni, diciamo, dell'ex provincia, che sono quasi 300 comuni, possono usufruire di questo beneficio e quindi utilizzare questo bonus. Nei prossimi giorni, però, ovviamente andremo un po' nello specifico per capire un po' qual è la procedura. Posso aggiungere ancora una cosa? Certo. Nel decreto abbiamo anche sterilizzato definitivamente tutte le clausole di salvaguardia sull'IVA che avrebbero pesato per alcuni miliardi nelle leggi di bilancio dei prossimi anni 2021 e 2022. È una norma che non ha un riflesso immediato su una categoria particolare di cittadini, però vi assicuro che è importantissima perché vuol dire che a novembre, quando andremo a discutere di legge di bilancio, avremo 20 miliardi in più a disposizione da mettere sui servizi per i cittadini, su norme, aiuti, qualunque cosa che possa essere necessario. Quindi saranno altri 20 miliardi a disposizione del nostro paese. E altrettanti poi anzi qualcosa in più nel 2022, quindi anche quella è una cosa veramente molto importante, una zavorra che ci trascinavamo dal 2011 e finalmente ce ne siamo liberati definitivamente. Ottimo. Non so se ci sono domande, Fabio. Non ci sono domande, però io volevo condividere con voi anche un post che ho letto ieri del presidente, comunque del direttore della Fondazione Circo Vertigo. Chi è di Torino sicuramente conosce Circo Vertigo, che è un'associazione che si occupa delle attività delle attività circensi, molto famosa a Torino. Lui faceva un esempio suo personale in cui è andato in Banca Etica per chiedere il prestito dei 25.000 euro, quelli garantiti dallo Stato, e li ha ottenuti in breve tempo, compilando un formulario, due documenti, e ha ottenuto questo prestito a un tasso agevolato, super agevolato dell'1%. Per i primi 2 anni la rata è di soli interessi, quindi pagherà solo 30 euro al mese per i primi 2 anni, poi diventa 500 euro al mese per i 4 anni successivi. Quindi questo debito, che poi da fonti, devo dire, da Luca Carabetta ci diceva che addirittura è stato aumentato a 30.000 euro, quindi in sede di Sì. conversione in Parlamento il prestito è passato da 25 a 30 mila euro e allungato addirittura su 10 anni. Quindi per tutti quelli che hanno un'attività commerciale e in un certo senso hanno difficoltà di liquidità, questa è un'occasione sicuramente ottima da prendere in considerazione. Tutte le banche, credo non solo Banca Etica, ma tutte le banche offrono, devono, diciamo, perché hanno l'accordo con ABI prevedeva questo, dare questa possibilità ai propri clienti e quindi questa opportunità di avere subito delle liquidità e ripartire è importante, perché in questo momento, soprattutto per le imprese che devono sostenere dei costi per mettere in sicurezza la propria attività, hanno bisogno di liquidità.
Sì, e volevo dire anche una cosa. Ogni tanto ci segnalano delle difficoltà, qualche problema sull'erogazione da parte delle banche. C'è un modulo apposito per fare tutte queste segnalazioni alla Banca d'Italia, quindi sul sito della Banca d'Italia si può trovare questo modulo per la segnalazione. E a volte è stato sufficiente fare questa segnalazione per riuscire a risolvere i problemi e sbloccare l'erogazione. Comunque, per fortuna stiamo ricevendo molte segnalazioni che la procedura funziona, i prestiti vengono erogati e credo che ci sia un report sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico dove uno può andare anche a verificare effettivamente quanti prestiti sono stati chiesti ed erogati fino ad oggi. Abbiamo superato il miliardo di garanzie prestate ad oggi. Cavolo, già 1 miliardo. Sì. Ottimo. C'era, mi sembra una domanda prima, che qualità bisogna avere per ottenere reddito di emergenza? Sì, allora l'abbiamo detto già un po' prima, però praticamente il reddito di emergenza è rivolto a quei nuclei familiari che hanno un ISEE fino a 15.000 euro. Quindi per poterlo richiedere, e da oggi è possibile iniziare a fare la domanda sul sito dell'INPS, bisogna ovviamente avere l'ISEE già pronto. Sapete che si può fare online o presso l'Agenzia delle Entrate o presso i CAF. Si può accedere al sito dell'INPS con le proprie credenziali, SPID oppure con la carta d'identità elettronica. Ovviamente per avere l'ISEE bisogna avere la DSU, che è quindi la dichiarazione unica sostitutiva con tutti i dettagli. Ecco, qui infatti inizia, c'è cioè proprio la schermata del sito dell'INPS. Poi, come vi dicevo, il patrimonio familiare del 2019 deve essere di 19.000 euro con un massimo di 20.000 euro. Con 5.000 euro di aggiuntivi per ogni componente del nucleo familiare dopo il primo e un massimo di 25.000 euro. Non bisogna però essere già beneficiari di altre misure che sono previste sia nei precedenti provvedimenti, sia come il decreto Cura Italia, il decreto liquidità. Non bisogna avere la cassa integrazione o essere titolari di pensione, reddito di cittadinanza e quant'altro. E per 2 mesi ci sarà questo importo che va da 400 a 800 euro. Bisogna avere la cassa Il massimo integrazione. praticamente entro cui si può fare richiesta è il 30 giugno. Quindi il termine ultimo per farne richiesta è il 30 giugno. Bene, direi che se non ci sono altre domande, Fabio, possiamo anche chiudere con l'impegno, come vi dicevo, a rimandare nelle prossime settimane dei maggiori approfondimenti in base appunto alle vostre richieste, alle vostre sollecitazioni. E direi che possiamo chiudere ringraziando ovviamente Jessica, Costanzo e Elisa Pirro per la loro disponibilità. Grazie a voi per l'invito Grazie anche. a voi, Grazie grazie. E chiudiamo e ci rimandiamo alla prossima settimana con un nuovo appuntamento. Grazie a tutti. Grazie, ciao Antonio, ciao Fabio, grazie a tutti, ciao.